la chiesa della Santissima Trinità si trova sull'altopiano ad oltre un chilometro dall'abitato. Il culto della Trinità era molto diffuso in tutto il Lazio dall'inizio dell'anno 1000. Già nel 1079 esisteva la chiesa santuario dedicata alla Santissima Trinità in Valle Pietra. La sua posizione non è causale, infatti qui passava la via dei pellegrinaggi per Valle Pietra provenienti dal sud. Passavano prima lungo la via che saliva sulla montagna di Torre dal lato nord-est, chiamata Via delle Cone, per le numerose quantità di cappelline, cone, con immagini sacre, e proseguivano nelle vicinanze della chiesa e andavano verso il nord, verso Valle Pietra. La chiesa è stata danneggiata dal tempo e dall'incuria. Nel 1960 fu in parte demolita e ristrutturata nella forma attuale. Durante la ristrutturazione sono andati distrutti, purtroppo, i preziosi affreschi romanici. La chiesa di Sant'Angelo è situata nell'area del vecchio cimitero e non è nota la data della sua costruzione. Si ritiene che sia stata la cappella gentilizia della famiglia Caietani della Torre, usata da loro come luogo di preghiera e di sepoltura dei propri membri. Tutta la struttura della chiesa e del cimitero era custodita da un eremita che abitava nell'attuale sagrestia e viveva delle elemosine delle famiglie. L'ultimo eremita, Luigi Starna, detto Gigio. L'interno della chiesa, come oggi la si vede, risale agli anni 1950 e la sua ristrutturazione è avvenuta in occasione dell'ampliamento del cimitero. Nella chiesa precedente l'altare maggiore era spostato in avanti e dai due lati si aprivano le due cappelle. Quella a sinistra era dedicata alla Madonna del Rosario e quella a destra dedicata al Crocifisso. L'altare, dove troneggia la statua di San Francesco Saverio, era posto in profondità ed era la cappella dedicata a San Giuseppe. Di fronte si erge l'altare dedicato alla Madonna Addolorata. Attualmente viene officiata in alcune ricorrenze del calendario ecclesiastico, specialmente nei mesi dei morti. Sulla riva del lago di Cerano c'è una cappella dedicata a Sant'Antonio Abate, costruita intorno al 1960 al posto di una precedente piccola cona, edicola, con l'immagine del santo, situata dove ora si dirama la strada per il nuovo cimitero. Sant'Antonio Abate era molto venerato dagli abitanti e specialmente dai pastori come protettore degli animali. Fino a qualche tempo fa era viva la tradizione della benedizione degli animali nel giorno dedicato al santo, cioè il 17 gennaio, e alla fine della cerimonia veniva distribuita la panetta. Thank you.
Lungo la via provinciale che sale al paese, nella contrada Capomistignano, detta anche la Iubrella, si trova la cappella dedicata all'Immacolata. La cappella è stata costruita nel 1954 e vi fu posta la statua dell'Immacolata, offerta dalle mogli dei richiamati in guerra, in occasione del centenario della proclamazione del dogma dell'Immacolata. La statua fu sostituita in seguito con la statua dell'Assunta, che si trovava nella chiesa parrocchiale. La cappella di recente è stata ristrutturata. Legata alla cappella nella suddetta contrada, esiste la bella tradizione, nel mese di maggio, di dire il rosario nelle case private, davanti alla statua della Madonna, in miniatura itinerante. Il 31 maggio si conclude con la Santa Messa e la processione nei pressi della cappella. Tra le varie chiese, cappelle ed edicole sacre, già esistenti nel territorio di Torre, nel 1991 si è aggiunta un'altra cappella dedicata alla Sacra Famiglia. La cappella sorge nel territorio della contrada Vignai, è stata costruita dalla famiglia Uboni. La costruzione è molto bella e caratteristica perché riprende lo stile di montagna, fatta interamente in mattoncini e pietra a vista. Il tetto è appoggiato sulla travatura di legno. L'altare è tutto di legno di ulivo. Il basamento è un secolare tronco, pezzo unico, e anche la mensa è realizzata con gli steli di legno di ulivo. Il quadro che è dietro l'altare e che raffigura la Sacra Famiglia è opera delle Clarisse del Monastero della Farnese, realizzato appositamente per questa cappella. Molto interessante è la collezione delle icone pitturate su tavola, realizzate da un famoso pittore rumeno contemporaneo, Apostu Gheorghe. La festa viene celebrata ogni anno, la seconda domenica di luglio, in memoria della benedizione della cappella. Bisogna nominare ancora una chiesa di Torre, che non esiste più. La chiesa dedicata a San Sebastiano. La costruzione di questa chiesa cominciò nel 1856. Il progetto era molto bello e ambizioso. Doveva essere la chiesa più grande di Torre, situata su uno spianamento di terreno di fronte al castello. Velocemente sono cresciute le mura e all'improvviso tutto si fermò. Per la mancanza di fondi, è stata così, abbandonata, fino al 1925, quando venne demolita per la costruzione delle case nuove ai terremotati. Infine, bisogna ricordare la piccola edicola dedicata alla Madonna di Fatima, all'ingresso della Porta Garibaldi, costruita nel 1965, in occasione delle missioni mariane predicate dai padri passionisti, e la via delle icone, delle quali non è rimasto niente ai nostri tempi, solo ricordi e il nome.